Può capitare nel corso della coltivazione durante l'anno che per un motivo o per l'altro, nel mio caso per una settimana, non sia stato in grado di venire a curare i pomodori. Ha piovuto, ho lavorato una cosa e l'altra. E questo è ciò che ci ritroviamo dopo una settimana. Non va assolutamente bene. Ci sono molte lavorazioni da fare su questa pianta per riportarla a uno stadio normale, insomma, di coltivazione. Io parlo di orto domestico, eh? Quindi chi fa coltivazione poi in serie a scopo di vendita è tutta un'altra cosa. Io parlo nel mio piccolo orto domestico. Ora vediamo insieme le operazioni da fare per ripristinare questa pianta e per cercare di dargli un senso, una forma. La analizziamo insieme e vediamo quello che c'è da fare. Allora, rieccoci sul canale, la analizziamo insieme, partiamo dal basso. Vedete, sono cresciuti dei rametti quasi a contatto col terreno, questo è un doppio ramo, questo va eliminato. Qui abbiamo un getto ascellare, questo dobbiamo toglierlo. Questo è un getto ascellare enorme, guardate, questa è già una piantina, eh? Quindi adesso faremo in modo di eliminarla e salvarla, vi faccio vedere come si fa, così che tra qualche giorno la possiamo trapiantare da un'altra parte, non la buttiamo. Quindi abbiamo un altro, è piccolino, lo togliamo. Se guardiamo da questa parte, dobbiamo togliere ancora qualche foglia che tocca a terra. Sì, un po' di lavoro c'è da fare, eh? Poi ve ne faccio vedere un'altra. Anzi, già che ci sono, ve la faccio vedere subito. Questa è la pianta che è nata a fianco, ovviamente, che ho messo a fianco. Guardate, abbiamo un ramo bello vigoroso che è nato dal fusto. Anche questa è una pianta a tutti gli effetti, la possiamo salvare se vogliamo. Questo addirittura, guardate, è una pianta esattamente identica all'originale e direi quasi che migliore dell'originale, del fusto principale, ovviamente. Quindi questa la taglio, la pulisco, vi faccio vedere come si fa e la salviamo. Cominciamo. Queste operazioni si rendono necessarie sia per dare una forma, un verso alla pianta, e sia per minimizzare gli attacchi di peronospora, perché così diamo più aria tra una foglia e l'altra. Vi ricordo che la peronospora è un attacco fungino che si forma sulle foglie quando c'è scarso ricambio di aria e quindi dobbiamo agevolare un po' il passaggio d'aria tra una foglia e l'altra. Prima di iniziare bisogna disinfettare ciò che abbiamo. Se siamo in mezzo al campo e non abbiamo niente, adesso non guardate che questa lama ha fatto il suo. Ha lavorato, non abbiamo alcol, non abbiamo sostanze per pulire, disinfettare, una fiamma, un po' di passaggi e abbiamo risolto il problema. Questo è molto importante perché passare le malattie tra una pianta e l'altra è molto molto semplice. Ora siamo pronti? Allora, cominciamo. Io comincio da sopra perché è la cosa che mi dà più fastidio. Ecco, piano piano, vedete? Questa io adesso la pulisco. Questa la tengo e ho già preparato un recipiente con l'acqua. Questo è un po' grosso in realtà, ma avevo questo al momento a portata di mano e lo metto dentro. È importante metterli subito a bagno, eh? Allora, qui abbiamo la parte inferiore che io toglierei tutta a prescindere, come vi ho detto altre volte, senza pietà. Guardate qua cosa abbiamo. Mi avvicino. Questo è piccolino, lo possiamo lasciare, lo buttiamo via. Vi ricordo che con le potature si può fare il macerato di pomodoro. Il macerato di pomodoro è un macerato potentissimo, tant'è vero che poi va diluito, perché davvero se si usa puro fa i danni, ma è davvero utile verso molti insetti, animali, afidi, fa la differenza. Tutto ciò che tocca a terra lo tolgo. Ecco, gli abbiamo dato un po' d'aria. Mi sposto sull'altra, togliamo subito questa perché non si può vedere. Ecco qua, guardate qui cosa ho tolto. Adesso gli diamo una pulita. Voilà, questo mettiamo in acqua, perfetto, così non soffre. Allora, togliamo tutto. Con una pulizia del genere, da ogni pianta salviamo uno, due, anche tre femminelle, getti ascellari, quello che vogliamo. E se abbiamo lo spazio, possiamo tenerle. È una potatura emergenza che dà origine a delle piante, io parlo di emergenza, succede qualunque cosa.
una grandinata, può capitare anche che l'irrigazione non funziona e non ce ne accorgiamo, noi abbiamo pronte delle piante gemelle alla pianta madre, pronte all'uso. Allora, guardate qua, vedete questo quanto è vigoroso, questo oggetto ascellare, questo lo dobbiamo togliere. Vediamo un altro. Guardiamo il basso, vediamo ciò che non ci piace. Guardate qua, vedete questo ramo enorme che è nato dal tronco, anche questo è oggetto ascellare, solo che ha preso il via. Pensate quanto è vigorosa sta pianta. Allora vediamo il risultato, vedete? Il basso, la base è tutta pulita, per circa 20 cm non c'è nulla che tocca a terra, le foglie non toccano a terra, ha un bel palco, ho tolto tutti i getti ascellari, questa diramazione ero indeciso se togliere o meno questa, ma ho deciso di tenerla, quindi vedete le ho legate in due posti diversi e poi mano a mano che saliranno la dividerò. Per il resto lascio tutto così. Ci sono poi piante che crescono poco in altezza, almeno poco rispetto alle altre. Vedete questa com'è fatta? Qua ha tutto un gruppo di vegetazione che non va bene. Il tronco principale non riesce a salire e sta crescendo sotto a cespuglio, non va bene. Quindi adesso elimino ciò che secondo me possiamo eliminare. Ecco qui. Questo l'avevo legato poc'anzi, ma poi ho cambiato idea. Oh, guardate già cosa abbiamo fatto sulla pianta. Ora togliamo tutto ciò che tocca a terra. Perfetto. Se notate adesso c'è molta più aria su sta pianta qui. Ecco qua, questa la salvo. Ecco qua. Questa è da legare, è rimasta piccola, qua ce ne sono due, non è una doppia pianta, sono proprio due piante ben distinte, si vede che le ho trapiantate io così, per sbaglio, e adesso me ne trovo due. Ora le farò crescere ancora un po', vedo quella che viene su meglio e poi taglierò l'altra, perché lo spazio è quello che è. Perfetto, il lavoro da fare è veramente tanto, guardate. Oh, un centinaio di pomodori da trattare così, quindi mi ci vorrà tutto il pomeriggio se non viene a piovere, e poi sempre se non viene a piovere io devo ancora fare il primo trattamento con tannino di castagno, bentonite e caolino, perché il tempo non me lo ha permesso e mi devo muovere, perché per adesso sono sane queste piante, ma se vado avanti così la peronospora se le mangerà tutte, assolutamente tutte, nel giro di poche settimane. Bene, è tutto per questo video, lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, condividete con qualche vostro amico, non lasciate le piante così alla rinfusa come natura crea, almeno il mio modesto punto di vista, un minimo di direzione bisogna dargliela, perché altrimenti crescono i cespugli e non crescono in altezza e abbiamo una produzione molto scarsa di pomodori, anche se è un orto domestico, però è un peccato insomma avere tante foglie e pochi frutti. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.